La legalità, ancora una volta, e con sempre più forza, protagonista a Padula. Si è infatti tenuta la 15ª edizione del premio internazionale Gio Petrosino, organizzato dall'omonima associazione. L'importante riconoscimento è stato assegnato quest'anno, nella certosa di Padula, a Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, alla stazione dei Carabinieri di Secondigliano, a Giuseppe Costanza, collaboratore del giudice Falcone e sopravvissuto alla strage di Capaci, a Giovanni Paparcuri, sopravvissuto alla strage del giudice Chinnici e successivamente collaboratore dei giudici Falcone e Borsellino. Ascoltiamo l'intervista di questo importante evento valdianese. Bisogna stare attenti intanto, quando si parla di sinergie sul territorio, bisogna stare attenti quando si parla di contrasto alle mafie. Spesso ci riempiamo la bocca e parliamo di educazione alla legalità. Io dico sempre, ad esempio, ai provveditori, agli studi, dico sempre ai dirigenti scolastici: state attenti a chi fate entrare nelle scuole, perché spesso ci sono delle persone che si fanno vedere 3-4 anni appresso a un magistrato per creare antimafia, per crearsi un pedigree antimafia, e poi ne fanno un mestiere. Quello è un pessimo messaggio che noi possiamo dare ai ragazzi. Non sottovalutiamo l'intelligenza, ma soprattutto la sensibilità dei ragazzi, che sono in grado di capire i bluff, le invenzioni e il business che c'è anche all'interno di certa antimafia. Oramai siamo alla 15ª edizione, è un segnale forte che dobbiamo dare per non abbassare la guardia, perché i problemi dell'illegalità purtroppo ancora ci sono nelle istituzioni, ci sono nelle varie attività commerciali, artigianali, e quindi è un momento importante per affermare l'idea che non tutti, e meno male, anzi pochi praticano l'illegalità, ma ci sono tantissimi che hanno intrapreso il discorso della legittimità e della legalità. Sono eventi di particolare ed estrema importanza, soprattutto in un momento come questo, che questa pagina di storia di Gioia Petrosino doveva rappresentare un momento culturale, l'hanno fatta diventare come il pane quotidiano. È una pagina che bisogna conoscere, bisogna rappresentare soprattutto ai giovani per sensibilizzare le coscienze, cose che facciamo nella Casa Museo tutti i giorni, e dobbiamo disegnare loro soprattutto un avvenire più roseo, perché non si può vivere passivi e rassegnati, bisogna dare speranza, e la speranza viene proprio da questi eventi che presentano questi uomini che sono in prima linea nella lotta contro la criminalità e che la cui azione va debitamente esaltata ed apprezzata, nel caso nostro come l'Associazione Internazionale Gioia Petrosino, di cui mi onoro di essere il presidente onorario, fa oggi, a seguito di un attento esame, come ogni anno fa, delle persone prescelte per questo premio, che è molto molto importante, e che in America, io che racconto sta storia da 42 anni a New York, è molto molto sentito, molto avvertito. Il conferire il premio oggi al magistrato Nicola Gratteri per noi è un motivo di grande impegno. Questo significa che appunto l'amministrazione vuole fortemente impegnarsi su questo tema, per cui oggi ci sentiamo particolarmente orgogliosi di poter dare il premio intitolato a Gioia Petrosino, che è il simbolo di Padula, appunto ad un magistrato che tanto sta facendo nella lotta alla criminalità organizzata. Gioia Petrosino è un figlio illustre di Padula, è un vanto particolare per tutta la cittadinanza, ed ecco perché noi ci impegniamo ogni giorno affinché questa figura sia sempre più conosciuta, e non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Voglio anticipare che in settimana sarà nostro ospite a Padula Sandro Ruotolo, per cui insomma continuiamo con forza, senza fermarci, a voler diffondere i valori della cultura della legalità.